Ed eccoci qui negli studi di G-Style per parlare di un evento che si terrà il prossimo 26 di maggio. Qui con me abbiamo Franca Terra, qui alla mia sinistra, Communication Financial del progetto Adria Futuring, progetto comunitario di cui parleremo tra poco, e Alessandra Di Pietro, dirigente scolastica dell'Istituto Alberghiero per l'Enogastronomia e il Turismo di Pescara. Quindi avremo modo di centrare l'obiettivo, cominciando subito a parlare del progetto e di quello che è il vicinissimo evento. Vogliamo illustrarlo allora? Sì, il progetto si chiama Adria Futuring, dell'acronimo di Adriatic Food and Tourism Innovating Small Medium Enterprises, ed è rivolto principalmente all'accrescimento di quella che è la cultura dell'innovazione in settori tradizionali, che sono quelli del turismo e dell'agroalimentare. E il progetto è stato finanziato all'interno del programma IPA Adriatico della programmazione 2007-2013 ed è un programma di cooperazione trasfrontaliera che riguarda appunto tutti i paesi dell'area adriatica. La provincia di Pescara è capofila di 11 partner e il partenariato è costituito, oltre che dalla provincia di Pescara, anche dal comune di Rimini, Union Camere della regione Veneto, e poi abbiamo altri partner che sono invece appunto i paesi trasfrontalieri come la Slovenia, la Bosnia Erzegovina, l'Albania e il Montenegro. Sono soggetti principalmente che hanno un ruolo nell'ambito di quelli che sono i servizi erogati alle imprese, cioè abbiamo università, società di sviluppo economico, municipalità ed anche quindi sempre dipartimenti che in qualche modo erogano servizi alle imprese. Ecco, io entrerei adesso nel dettaglio almeno di quali sono gli argomenti che verranno trattati nei vari workshop, magari seminari che ci saranno proprio nella giornata del 26 presso l'Aurum. Sì, allora la giornata del 26 è una giornata ricca di appuntamenti, da non perdere chiaramente. E si inizia alle 9:30 del mattino con un workshop che riguarda l'innovazione appunto nell'ambito delle imprese, in particolare quelli che sono gli strumenti di finanziamento da parte della regione Abruzzo nell'ambito della programmazione 2014-2020 e quindi ciò che le imprese possono utilizzare come elemento per andare a investire nell'ambito dell'innovazione. E il secondo workshop invece è pomeridiano, riguarda principalmente il settore della formazione e delle tecnologie digitali, quindi ciò che incide nell'ambito di questi settori dell'agroalimentare, quindi a partire dalla cultura dell'innovazione nell'ambito della formazione, per chiudersi poi con un momento musicale, perché all'interno della giornata ci sono diversi momenti musicali a cura dei ragazzi appunto del conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara. Adesso invece parliamo con la rappresentante dell'Istituto Alberghiero, quindi la dirigente scolastica, e parliamo anche del ruolo della formazione. Senz'altro, perché cibo e turismo effettivamente oggi forse più di sempre rappresentano un binomio forte, vincente della nostra economia, del nostro territorio, e quindi sono fattori di crescita, di sviluppo dei territori. E però è necessario che siano veramente fortemente supportati dalla formazione. E una formazione che deve essere anche di alta qualità, ed è questo l'obiettivo che oggi deve darsi l'istruzione secondaria superiore. Una formazione di livello, che cioè riesca a dare, fornire alla collettività dei professionisti nei settori che sono propri dell'alimentare e del turistico. E quindi cuochi professionisti, barman professionisti, guide turistiche, operatori del settore turistico, e tenendo conto del fatto che oggi queste figure professionali tendono sempre di più a trasformarsi, ad evolversi molto velocemente, e allora è necessario fornire delle competenze che non sono più soltanto quelle originarie, ma sono competenze anche di capacità di valorizzare il territorio, le materie prime, le eccellenze degli ingredienti del territorio, sono anche competenze di management, competenze di marketing. E allora il ruolo della formazione diventa un ruolo forte, che è il frutto di una sinergia che ci deve essere fra la scuola e le imprese dell'agroalimentare e del turismo. Ed è questo anche l'obiettivo di tutti i percorsi di alternanza scuola-lavoro.
E qui invece nello specifico mi riaggancerei per riportare l'attenzione anche sull'evento che è ormai vicinissimo del 26 di maggio presso l'Aurum dalle 9.30 del mattino in poi con altre specifiche che vogliamo... Ci saranno innanzitutto gli studenti come spettatori sia come soggetti che partecipano attivamente a queste esperienze, ci saranno come soggetti che interagiscono nell'ambito degli stand e ci saranno anche come soggetti che si occupano di accoglienza. Il lunch sarà organizzato dall'Istituto Alberghiero, quindi dai nostri maestri chef e dai nostri ragazzi. E poi sarà molto importante anche un momento, il cooking show, che sarà allestito da Ennio Tinari, che tutti conosciamo come grande chef stellato, e gli studenti dell'Istituto Alberghiero. E quindi un momento veramente di incontro e di confronto fra tutti i soggetti che operano nel settore dell'agroalimentare e del turismo della nostra regione, proprio con l'obiettivo di creare sempre di più collaborazioni e sinergie. A questo punto non ci resta altro che dare appuntamento con le telecamere di G-Style perché saranno presenti proprio nella giornata dell'evento. Grazie. Grazie a voi.